facendo conoscere i fondi, perché ci sono delle determinate sindacali che lo conoscete, sono le determine con cui viene affidato l'incarico, e nella determina c'è anche l'atti che lo conoscete, io tra l'altro sono anche pubblicati sul sito, e negli atti pubblicati sul sito ci sono anche, c'è anche l'indicazione della cifra, quindi di quanto del monumento che viene corrisposto da ciascuno dei consulenti. Quindi da un punto di vista contabile, quindi della, oggettivo, i conti si conoscono. Qual è il ragionamento politico? Il ragionamento politico della efficacia dell'azione dei singoli consulenti, del direttore, questo è un altro discorso, ma dal punto di vista politico è abbastanza noto quanto costa il direttore, quanto costa il consulente. Ora, sei segretario generale della diretta Vivo
Vi spiego un attimino le bugie. Consigliere, mi permette un po' solo per dirle che ha chiamato l'assessore della FAO solo per questo, mi sono permesso di rispondere al telefono, dicendo che per un modo tempo non riuscirà a chiudere il letto con il Consiglio. Prego. Dico, ne facciamo a me, questo problema mi ha dato a me di questi 6 mesi, sì, vuol dire, per me non va bene, per me personalmente non va bene. Allora, segretario, dove sta l'invoglio del sindaco Cambisi? Assessore Fico. Apro il mio paese, io non so se per fortuna o per sfortuna, ma per il personale ho avuto dei docenti che non sono coloniali come i docenti del nostro direttore generale, però si chiamano Fernando Di Maria, Ettore Castellino, Roberto Ferrara, Totò Fumato, Carlo Centoni. C'è avuto con Italia.
dall'inizio, relativamente alla gestione del personale, non ha ascoltato nessuno, non si è fatto consigliare da nessuno, non è avuto il perché minimo confronto con le organizzazioni sindacali. Presidente, apro una parentesi. Quando abbiamo chiesto la convocazione di questo consiglio comunale, avevo chiesto al presidente facente funzione Rinaldi di invitare ufficialmente le organizzazioni sindacali e tutta la
è arrivo. La polizia municipale, che ricordo è personale, quando il riunione l'hanno fatto, quando il mondo l'hanno fatto in commissione. Il direttore generale ci dice che è impegnato, usa un epiteto e comunque una frase stereotipata che dice che gli impegni istituzionali precedentemente assunti sono impossibilitati a partecipare. L'assessore Tipo mi scrive e mi dice: io non vengo perché le commissioni debbono solo esclusivamente lavorare sui problemi o sui punti che dovranno essere inseriti all'ordine del giorno. E quindi quando mi dà quali sono le problematiche della polizia municipale, io potrò confrontarmi con lei. Ma lo fai in maniera severa, un confronto anche epistolare, forte, rigido, nel